Ciao Polar TV, sono Samuele Pellecchia, direttore dell'agenzia Prospect e direttore artistico del progetto Carnem. Se Body World esplora la parte anatomica del corpo, Carnem ne indaga tutte le potenzialità espressive. Body World ci ha chiesto di sviluppare tutto ciò che poteva essere il côté artistico ed espressivo legato al corpo. Per questo motivo abbiamo coinvolto tre soggetti principali: Ghost Art, che con una serie di conferenze indaga tutto ciò che è stato il corpo all'interno del mondo dell'arte, che cos'è il corpo, come viene utilizzato nel mondo dell'arte oggi, sia dal punto di vista degli artisti stessi che utilizzano il loro corpo, sia da parte di come gli artisti usano i corpi per esprimersi. L'arte da sempre utilizza il corpo, dall'arte antica all'arte contemporanea esplora il corpo. Questo è indice di una curiosità che noi tutti comunque in maniera naturale abbiamo rispetto al nostro corpo e ai corpi che ci circondano. Io penso che in questa fase storica, nella quale le immagini più che in ogni altro momento storico hanno invaso la nostra quotidianità. Faccio un esempio: io essendo un fotografo e lavorando con la fotografia, uso guardare tante immagini da tanto tempo. 10 anni fa vedevo un tot di fotografia in una settimana, grazie ai giornali, ai magazine. Ecco, adesso io vedo lo stesso numero di fotografie in un'ora su internet. Questa cosa cambia completamente la percezione. Questo tipo di cambiamento è una mercificazione del corpo? Boh, probabilmente lo è. Credo che il punto sia andare ad indagare il più possibile che cosa il corpo per noi rappresenta, e credo che l'insieme tra l'espressione artistica, la parte di indagine anatomica, sia una possibilità di esplorazione profonda e che è soprattutto attiva per lo spettatore, anziché passiva come spesso succede nella visione delle immagini dei corpi che ci sono su magazine, giornali, televisioni e tutti gli altri media. Che sensazioni provi a vedere questi corpi esposti? Ma sensazioni nessuna, però una cosa devo dire, che la prima cosa che ho detto, siamo fatti veramente in una maniera impressionante, cioè siamo una macchina, veramente, cose che non penseresti mai, e invece guardando queste cose, non è che ti impressiona, ma ti fa capire come siamo fatti veramente. Ti faresti mai plastinare? Credo di sì, perché credo che sia importante lasciare alle generazioni successive qualcosa che possa insegnare come è fatto il nostro corpo. Segui l'orso. Segui l'orso. Ciao a tutti.